signori, buonasera dallo studio centrale di TV6 e benvenuti ad un nuovo numero di replay. Archiviata la partita di sabato a Lignano Sabbiadoro, dove il Pescara ha sfiorato il colpaccio contro il Pordenone, le attenzioni sono rivolte alla prima finale salvezza in programma domani sera all'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli alle ore 21. E se a 10 giornate dalla fine del torneo le speranze sono ancora accese, lo si deve soprattutto a Gianluca Grassadoni, il tecnico della Pescara arrivato un mese fa. Ha rivitalizzato la squadra con idee nuove sotto il profilo tattico, trovando quasi le macerie quando è arrivato a Pescara, e invece attualmente si può ancora sperare. Certo, la zona play-out è a 4 punti. La zona della salvezza diretta è ancora più distante, a 9 punti, ma il Pescara è vivo e soprattutto è tra le squadre più in crescita tra quelle che sono nelle sabbie mobili della classifica. Pescara-Ascoli, certo, è la prima partita spartiacque di questo finale di campionato. 10 gare, 5 in casa e 5 fuori. Il Pescara soprattutto tra le mura amiche si giocherà una gran fetta di salvezza. Saluto in studio Andrea Costantini, buonasera Andrea, buonasera Enrico. Saluto in regia Maurizio Dagui, buonasera Maurizio. Vado a salutare subito gli amici in piattaforma, Antonio De Leonardis, buonasera Totò, ben ciao, buonasera. Saluto Francesco Di Francesco, buonasera. Salve Francesco, e salve. Riccardo Clinco, buonasera Riccardo. Ovviamente ciao, Rico, si alterneranno buonasera. Altri amici nel corso di questa trasmissione dedicata in gran parte alla sfida di domani contro l'Ascoli. Avremo anche dei servizi su questo derby abruzzese marchigiano. E allora, dopo il pareggio di Lignano Sabbiadoro, dove il Pescara per la prima volta ha creato tante occasioni da gol rispetto alle precedenti partite, si può sperare di più nel discorso salvezza? Lo chiedo subito a Totò De Leonardis. Questa squadra è in crescita, certo manca il gol, questo sconosciuto delle ultime partite, perché con la gestione Grassadoni è vero che sono state subite soltanto 2 reti, ma altrettante ne sono state realizzate, e il Pescara deve migliorare soprattutto in quella fase. Ma questo pareggio di Lignano Sabbiadoro, cosa ci ha detto di più rispetto ad altre partite, Totò? Ah, secondo me è molto, nel senso che sì, non è tanto che mancavano i gol, mancavano i tiri in porta, una cosa per la quale sto battendo da parecchio. Il problema è, cioè, nell'ultima partita abbiamo visto un Pescara diverso, cioè sempre compatto, aggressivo, capace insomma, di dare battaglie in mezzo al campo, di dare l'anima, però con in più parecchia qualità, quello che era mancata nelle precedenti gare della gestione Grassadoni. Non è solo una questione di modulo, è la capacità di mettere in campo giocatori anche di qualità, insomma, col recupero di l'avvisaglia c'era stato già nel finale della partita precedente, quando per forza di cose l'allenatore è stato costretto a giocare a 4 la prima partita, ha dato continuità a questa soluzione, però cercando di recuperare soprattutto al gioco offensivo, cioè questa capacità di costruire il gioco, di proporre il gioco con diversi elementi che devono per forza essere utili in questo momento. E sto parlando di Galano, di Macin, di Maestro, sono giocatori che è chiaro che danno un volto diverso alla squadra. Insomma, la differenza è chiara, le precedenti 3 partite sono state 1/2 tiri in porta a partita, in queste ne sono stati 9 con due traverse, con due gran parate del portiere. Insomma, è un Pescara che, visto così, secondo me c'è sicuramente da sperare ancora di più. Ora sono 10 finali, come suol dirsi. Pescara cercherà di fare, che ne so,
dovrebbe fare 5 vittorie e 5 pareggi per dire almeno 20 punti, questo è l'obiettivo, però sono tutte da giocare partita per partita. Certo. E quindi già, e già anche la fortuna questa volta non ha girato a favore della Pescara. Esatto, Pescara. Sì, anche quello senz'altro. Andrea, intanto c'è un anticipo per il turno di campionato di domani, no? All'Arena Garibaldi è 0-0 il parziale tra Pisa e Spal, si gioca da poco più di 6 minuti, gara per il momento equilibrata. A te. E intanto è arrivata anche la prima convocazione per un bianco-azzurro, vero Andrea? Sì, si tratta di Raul Bellanova che è stato convocato per l'Under 21, c'è un appuntamento molto importante perché nelle settimane di sosta la Under 21 sosterrà 3 partite in Slovenia in un raggruppamento, in palio ci sono 2 posti, le prime 2 squadre classificate andranno alla fase finale dell'Europeo del prossimo mese di giugno, quindi l'Italia Under 21 di Nicolato se la vedrà con la Spagna, con la Repubblica Ceca e con i padroni di casa della Slovenia. Convocato quindi Bellanova, convocazioni o meglio ritrovo il 20 o il 21 di marzo al centro tecnico di Tirrenia. Probabilmente si giocherà il posto da titolare con un ex biancazzurro come Gabriele Zappa che sta ben facendo a Cagliari. Francesco, allora secondo te Grassadonia sta facendo un po' la differenza in questo momento della stagione oppure i valori della squadra stanno uscendo fuori secondo te? No, io sono d'accordo con la tua introduzione. Grassadonia ha il grande merito di aver ridato vita a questa squadra. Era una squadra che non reagiva nemmeno sotto ossigeno, sotto scariche elettriche. Adesso è una squadra che se la può giocare. Certo, è difficile, è inutile andare oltre le previsioni, perché già se pensi alla gara di domani la devi vincere, dall'altra parte ci sarà un Ascoli che farà di tutto per non perdere, considerato la difficoltà che ha il Pescara a fare gol, vengono i brividi, però intanto se è in corso, sia questa era una squadra che sia nella prima che nella seconda gestione tecnica, nella prima si era spenta, nella seconda si era riaccesa con l'arrivo di Breda nelle prime giornate e poi era tornato di nuovo l'elettroencefalogramma piatto. Soprattutto la gara con il Pordenone lascia spazio a una, io dico anche una buona dose di ottimismo. Certo, molto, non tutto, ma molto, moltissimo passerà tutto dalla gara di domani con l'Ascoli. Ecco, Riccardo, possiamo dire che finora ci sono stati 3 campionati per il Pescara, perché c'è stata ovviamente la gestione Oddo, dove sicuramente sono stati commessi degli errori, però lì gli infortuni hanno fatto un po' la differenza, perché ricorderete che non aveva attaccanti, non aveva difensori e soprattutto ha dovuto affrontare le squadre più forti nelle prime 9 giornate. Poi c'è stata la gestione Breda, una buona partenza, poi non conosciamo ovviamente dall'esterno i motivi, questa squadra ha avuto un encefalogramma piatto pur avendo a disposizione i suoi effettivi e sembrava una squadra timorosa che speculava molto sul risultato. Poi è arrivato Grassadonia che in pratica, ripetiamo, ha trovato le macerie perché questa squadra era spenta a livello fisico, a livello tecnico, a livello tattico, soprattutto a livello mentale. Quindi questi 3 campionati e tutto sommato se oggi il Pescara coltiva ancora delle speranze, lo ribadiamo, il merito di questo allenatore che nella sua carriera ha sempre giocato in maniera propositiva, sempre con il 4-3-3, prime partite per conoscere la squadra e poi subito il suo modulo a Lignano Sabbiadoro. Guarda, settimana scorsa ho detto fidiamoci di Grassadonia perché alla situazione che avevamo detto che questa squadra comunque non tirava in porta, ho detto secondo me l'allenatore ci metterà, ma creerà prima, ha messo a posto la difesa, ha messo a posto il centrocampo, metterà a posto l'attacco. Noi col Pordenone abbiamo visto una squadra che ha creato tantissimo, è stata veramente sfortunata perché dovevamo portare a casa la vittoria piena che era ampiamente meritata. Purtroppo il gioco del calcio riserva anche qualche volta che gli episodi ti vanno al di là delle due traverse, ti vanno
non sempre a favore, però la squadra è volitiva, la squadra combatte, la squadra si aiuta. Dall'altro ti voglio anche aggiungere che lui in parte il centrocampo l'ha cambiato, ha inserito Rigoni, ha inserito Valdifiori in apertura, quindi vuol dire che ha fatto anche dei cambi, ha rinunciato a Busellato che era un suo punto fermo dall'inizio. La squadra ha creato 13 azioni da gol, credo in totale che in tutto il campionato le abbiamo fatte in una partita tutte le azioni che abbiamo fatto fino ad ora. Quindi io sono molto contento della prestazione della squadra. Chiaramente la classifica, Enrico, è alla portata di tutti leggerla, è veramente difficile, non mancano tantissime gare, però se la squadra continua così credo che io sono fiducioso sul buon lavoro di Drassedonia e devo dire veramente un ottimo lavoro, soprattutto a livello psicologico, perché questa squadra è andata in campo con la consapevolezza di essere una squadra di calcio, cosa che prima purtroppo né con Massimo, e le tue giustificazioni sono vere perché ha avuto una marea di sfortuna, molti infortuni, non con Breda, che Breda inizia ha fatto bene, poi la squadra gli è sfuggita dalle mani, cosa che non sta succedendo a Sedonia, perché di partita in partita vedo dei netti miglioramenti. Allora, intanto è entrato in collegamento da Milano Daniele Barone di Sky. Buonasera Daniele, ben ritrovato. Ti abbiamo seguito alle 18.15 su Sky con il piano B, dove avevi proprio ospite Drassedonia, e tra poco veniamo da te perché sta per entrare un altro ospite. Torniamo un attimo a Totò De Leonardis, perché dicevamo in apertura archiviata questa partita di Lignano-Sabbiadoro, iniziano le finali come le descrivono sia Drassedonia da una parte sia Sottil dall'altra. Quindi entriamo nel vivo di Pescara-Ascoli, due squadre separate da un solo punto, a 24 l'Ascoli, al 23 il Pescara. Pescara che dunque si giocherà la sua salvezza all'Adriatico, mentre finora ha dimostrato di rendere al meglio fuori dalle mura amiche. Ecco, dove dovrà migliorare il Pescara di Drassedonia per questi impegni casalinghi? Ma secondo me soprattutto a centrocampo. Io, contrariamente a quello, insomma, non sono molto d'accordo con Riccardo, parzialmente diciamo, nel senso che secondo me il Pescara del primo tempo non è quello che abbiamo visto poi nella ripresa. Sicuramente ci sta la presenza di Valdifiori prima e la presenza invece di Busellato nella ripresa, cioè in questo momento la squadra ha degli equilibri diversi. Valdifiori non mi sembra ancora pronto per prendere in mano la squadra, per cui Busellato sicuramente a mio avviso offre qualcosa in più sul piano della corsa, della capacità dell'aggressività. Credo che sarebbe opportuno anche in questo finale anche di rivedere Memusciai, che potrebbe avere un ruolo importante in questa squadra, soprattutto costruita in questo modo in cui è molto a trazione anteriore, diciamo, una squadra che cerca di costruire il gioco offensivo. No. Come? No, niente. Ah, ecco, forse c'è qualche audio di un collegamento, Totò. Allora sì. Chiedo subito intanto alla regia, dopo Totò torno da te perché dovrebbe essere entrato in collegamento un grande ex di Pescara e Ascoli, è un allenatore molto conosciuto, lo presentiamo subito, si tratta di Massimo Silva. Buonasera Massimo, ci ascolta? Sì, buonasera a voi, mi sentite? Ben ritrovato, un saluto a tutti gli amici qui di Pescara. Ciao Massimo. Nardis, buonasera a tutti. Ciao Massimo. È un piacere, è un piacere. C'è Daniele Barone da Milano, collegato. Sì, Massimo grande. Silva. Ciao Massimo. Ciao, grandissimo. Allora, per i più giovani, che non ricordo ovviamente Silva come calciatore, Silva compirà ad agosto 70 anni, ma non li dimostra perché sembra ancora un ragazzino. Pensate, Silva ha giocato 4 anni ad Ascoli dal 72 al 76, vinse quel campionato, quella storica promozione in Serie A dei bianconeri, con 2 salvezze, quindi 102 partite, 25 gol, e poi è stato 3 anni a Pescara dal 79 all'82 con 87 presenze e 19 gol. È vero che nella sua carriera poi ha giocato anche con il Monza,
con il Milan, con la Cremonese. Poi come allenatore ha avuto due esperienze ad Ascoli. Massimo, correggimi se sbaglio. Dal 2004 sì. al 2006 come direttore tecnico insieme a Marco Giampaolo e portarono l'Ascoli in Serie A. Ci fu anche la salvezza. E poi ci fu l'esperienza dal 2011 al 2013. Insomma, Ascoli è stata una bella tappa della tua vita calcistica, Massimo. Beh sì, in fondo è praticamente dopo Milano della mia infanzia è stata tutta la mia vita, perché poi mi sono sposato ad Ascoli, figli ad Ascoli, calciatore ad Ascoli con la Serie A e poi allenatore in Serie A e in Serie B, quindi è un po' la mia vita. Tu nasci calcisticamente nell'Inter, però poi vai a giocare nel Milan. Sì, 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 sono uno dei pochi. Vi voglio dare una notizia che l'anno scorso mi hanno chiesto la maglia del Milan per metterla al museo a San Siro e anche quella dell'Inter perché avevo giocato nella doppia squadra e mi ha fatto molto piacere. Ma ci fu una tripletta da parte tua? Tripletta? Non so se adesso contro l'Inter, no, ricordo male? No, beh, ho fatto gol, no, con l'Inter è la squadra che ho segnato di più in Serie A da avversario e il presidente dell'Inter, Fraizzoli, si lamentava perché diceva ma come è un figlio nostro, è un ragazzo nostro. Ma non diciamo queste cose, per favore. Ecco, c'è subito un tifoso dell'Inter, Massimo. No, non sono il solo qua a tifare l'Inter, anche Daniele Antonio. Tu sei di Milano, quindi sei originale. Quindi. Sì, ho fatto doppietta con l'Ascoli, ho fatto gol a San Siro con l'Ascoli nella prima vittoria dell'Ascoli in Serie A nella storia. Fatto gol nel derby, 80.000 persone, dai, non mi lamento. Senti, quando si parla di gol, sai che il punto carente del Pescara di oggi, che ha l'attacco più sterile della Serie B, magari ad avere un Silva in squadra. Lo so, quando giocavo anche nel Pescara ho fatto capocannoniere della Serie B, sì, anche sì. Lì una bellissima esperienza con mister Agroppi. No, però devo dire che anche l'Ascoli non sta facendo molti gol ultimamente e quindi domani sarà una partita equilibrata. Hai un destino un po' particolare perché hai perso quello spareggio con il Monza contro il Pescara a Bologna. Sì, 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 però c'erano, ora non ci sono gli spettatori, quel giorno c'erano 28.000 di Pescara e 2.000 di Monza. Ma quindi... forse anche di più perché al Dall'Arri di Bologna ne andavano 40.000, ne entravano. Sì, lì sì, ti ha convinto poi, anche... poi mi comprò il Pescara e quindi una bella cosa. E lì sei stato poi convinto al trasferimento in maglia bianco-azzurra l'anno dopo. Sì, 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 sì. Sono. Sì, ci sono state così a Monza un po' di polemiche, però insomma a me ha fatto molto piacere perché poi ho fatto dei gol anche a Pescara, mi sono trovato molto bene, quindi ho ancora degli amici. Anzi, poi li saluterò, ex compagni di squadra, quindi no, un'altra bellissima esperienza. Chi ti è rimasto amico di quella squadra? Beh, Bruno, credo, quelli che stanno a Pescara, Bruno Nobili, Giorgio Repetto e credo e Mimmo Di Michele, la coppia d'attacco dei gol. Senti Massimo, questa esperienza ad Ascoli come allenatore, quando con Giampaolo avete vinto il campionato, grazie anche a un regolamento che vi ha permesso poi di arrivare in Serie A, no? Parliamo della stagione 2004? Sì, sì, noi fummo ripescati, però effettivamente fummo ripescati addirittura, mi sembra andarono giù due o tre squadre addirittura. Però noi facemmo i playoff, un'annata eccezionale, Marco che era i primi anni che allenava ma già si vedeva che era un grande allenatore e dopo andammo in Serie A, facemmo benissimo e poi ho avuto l'esperienza appunto anche in B
che poi fosse una delle vittorie più belle della mia carriera da allenatore è stata proprio contro il Pescara, quel 3-0 contro il Pescara di Zeman, di Verratti, Insigne, Immobile, 3-0 per noi. Forse lì c'era qualche gol, forse in fuorigioco, se non ricordo male, mi sa che c'era un gol in fuorigioco o no, vabbè, ormai tante acquisizioni. Ma no, che fuorigioco, era il Pescara che faceva il fuorigioco altissimo. Quella fu una miracolosa salvezza perché subentraste a Castori, no? Siete salvati all'ultima giornata. Sì. Non ci credeva nessuno, però devo dire che la squadra era una buona squadra, c'erano dei giocatori eccezionali, tra cui Papavaigo, e giocatori che adesso non ci sono, insomma. E quindi, però un po' di merito me lo prendo pure io, perché Papavaigo, se ve lo ricordate, era un'ala, no? Uno che giocava sulla linea laterale, e io gli dissi: guarda, se vuoi giocare mi devi stringere un po', devi andare in area a fare i gol, perché noi dobbiamo portare giocatori nell'area avversaria. Mi fece 16 gol, di cui 3 di testa, che neanche sapeva colpire di testa, e quindi un giocatore eccezionale. Massimo Silva, come ci si salva, ecco, in queste situazioni particolari che stanno vivendo Pescara ed Ascoli? C'è una ricetta? Sì, il distacco, almeno per la posizione migliore nei play-out, non è impossibile, però anche la salvezza non è che sono il distacco sia insormontabile, però no, non vogliamo capire, il primo compito dell'allenatore qual è? Tenere sempre su di giri la squadra anche nei momenti difficili, perché ci può essere un incidente di percorso nella rincorsa. Sì, questo sì, hai ragione, però io una cosa che un po' mi fa arrabbiare più nell'Ascoli, perché seguo di più l'Ascoli naturalmente, è che io vedo che approcciano le partite in maniera, cioè, non aggressiva, con voglia, determinazione, sembra quasi, cioè l'Ascoli soprattutto appena arrivato Sottil ha fatto 2-3 ottime gare, grandi risultati, mi sembra che vinse pure a Lecce, però poi ultimamente partite salvezza, non aggrediscono dall'inizio, giocano un po' col freno a mano tirato, sarà un fattore psicologico, perché ecco, questo mi sembra strano, ma se poca si rabbia, prepara la gara in una certa maniera, le cose bisogna farle, tanto poi si perde lo stesso. Quindi, che sfida è tra Sottil e Grassadonia? Sono due allenatori che hanno mentalità diverse. Sottil... Sì, Grassadonia non lo conosco proprio tantissimo. Sottil l'ho seguito in queste partite, ha dato sicuramente, soprattutto all'inizio, dopo hanno un bel carattere. Ecco, quello che dicevo prima, per concludere, nel finale poi magari devono prendere 3-4 gol, espulso un giocatore, giocano in 10 e la rimediano, pareggiano. Vuol dire che fondamentalmente un po' di carattere c'è, l'allenatore sicuramente gli dà un grande spirito, però bisognerebbe metterlo dai primi minuti. E comunque, insomma, bisogna lottare su ogni pallone dall'inizio. In un periodo non fa molti gol, però qualche buon giocatore c'è, quindi domani sera sarà una partita equilibrata, penso. Ti lascio agli altri amici, Totò De Leonardis, che ha scritto ovviamente su di te pagine bellissime. Totò, è vero, me lo ricordo alla grande. No, ma anch'io mi ricordo i tuoi gol, soprattutto quell'anno lì con Aldo Groppi, te, tu e Mimmo, insomma, erate la coppia gol più forte della Serie B quell'anno. Anzi, quell'anno il grande rimpianto fu una sessione di, secondo me, di Repetto e Cinquetti, perché si poteva andare in A quell'anno, con Aldo. Bene, è uno dei rimpianti che Groppi, ho. Anche... A Groppi diede le dimissioni. Avevano venduto Giorgio e Cinquetti, però noi lo convincemmo a rimanere, perché
che in fondo ci doveva stare con noi, non doveva abbandonarci. Se no, sì, si poteva andare in Serie A. Si poteva andare, la squadra era buona. Dai, poi con voi due lì davanti, aveva tutti quei gol. Insomma, con la corsa di Giorgio e di Cinquetti, che allora era un lusso pure per la Serie B, sì, Giordano, sì. Insomma. No, ma una bella squadra. Ti ricordi che all'inizio, dopo la Serie A, che non avevo fatto benissimo, sì, il pubblico un po' mi beccava. Ma io segnavo tutte le domeniche dopo a forza di gol, è vero, a forza di gol, sì, in effetti, va bene, non parliamo ancora di quell'anno di Angelillo, insomma, va bene, sì, non erano tutte colpe tue quell'anno. No, ti volevo chiedere, Massimo, sì, tu da attaccare, cioè Pescara fa fatica soprattutto a fare gol, ma non è solo una questione di, voglio dire, dell'attaccante, voglio dire, criticare la punta che non fa gol, ma un problema anche di come giochi. Faccio l'esempio tuo dell'anno di Angelillo, eri l'unica punta lì davanti, non riusciva a beccare una palla, una squadra che si difendeva, cioè il problema è anche come giochi, voglio dire, per un, certo, attaccante. Certo, poi è chiaro che poi bisognerebbe vedere anche le caratteristiche degli attaccanti, hai detto bene, uno come me, anche quando ho giocato nel Milan, giocavamo a San Siro con Rivera, questi che mi accompagnavano, io segnavo, ma certo. Quando andavamo in Coppa UEFA, Atletico Bilbao, mi lasciavano là davanti da solo, nessuno veniva mai avanti e chi beccava mai una palla? E quindi è vero, però ci sono appunto anche le caratteristiche. Però io credo, da allenatore, che caratteristiche o no, cioè non si può, io vedo che anche il gioco moderno si tende sempre a giocare all'indietro, gioca dietro. No, voglio dire, quando si trova gli spazi bisogna andare avanti, bisogna occupare l'area con tante persone. Più persone porti, l'Atalanta insegna e si fanno forse più gol, forse. Sono d'accordo. Allora, vuoi, Daniele, salutare il mister da Milano, perché ovviamente tu eri giovanissimo quando lui indossava la maglia bianco-azzurra, però lo hai seguito anche negli altri anni. Oh, sicuramente, ma io ho dei ricordi molto nitidi di quando in quel Pescara io lo seguivo con il mio papà andando in Curva Sud, e ho il ricordo proprio, credo, di un paio di gol di Massimo sotto la Curva Sud, e questa immagine ce l'ho adesso ben stampata nella memoria, quindi insomma bei ricordi, era la mia adolescenza, ero un ragazzino. Poi chiaramente ho seguito con grande affetto Massimo nei suoi anni passati anche insieme a Marco Giampaolo, e quindi insomma, ecco, ti ricordi quella salvezza del 2012? L'Ascoli era spacciato dopo l'esonero di Castori e veramente lì Silva fece un miracolo. Sì, no, assolutamente, ma poi ricordo benissimo anche l'anno della promozione, Massimo, voi riusciste ad andare in Serie A perché ci furono delle situazioni di altre squadre che insomma, però per il gioco mostrato, per il gioco prodotto, direi che quella fu una promozione ampiamente meritata. Sì, perché poi nei playoff giocammo contro il Torino, ma facemmo due partite straordinarie, hai detto bene, facevamo un grande gioco. E poi in Serie A ci fu la conferma. Comunque voglio essere un pochino polemico. Devo dire che dopo quegli anni anche della Serie B, quella salvezza straordinaria, tutte, dopo in Serie B non mi hanno chiamato più. Io non ho mai capito il perché. Non hai il procuratore giusto, Massimo. Io continuo a fare l'allenatore, lo faccio ancora adesso, nonostante sì, l'età. Perché sul campo ancora lavoro io, quindi mi piace, però ecco, un po' di un cenno un po' polemica di quegli anni. Devo dire che Giorgio, ripeto, un paio di volte ci ha provato a portarmi a Pescara, però dopo non siamo riusciti mai a chiudere. Mai dire mai, che ne sappiamo, tanto a 70 anni c'è una... Ah, poi dopo voglio anche salutare
i miei due mitici presidenti, Sì. Marinelli e De Cecco. Allora, Marinelli, quegli anni veramente io avevo delle richieste grossissime, Sampdoria, Di Mantovani, però con De Cecco ci stringemmo la mano e rimasi al Pescara. Però va bene, erano altri tempi, era giusto così, era giusto così. Massimo, noi ti ringraziamo per questo incontro che abbiamo avuto, anche se da lontano, perché ormai questa è una formula che usiamo con tanti personaggi. Ci ha fatto piacere rivederti, risentirti, e domani ovviamente per Pescara-Ascoli il tuo cuore sarà un po' a metà, forse propende un po' di più dalla parte bianconera perché sei stato di più lì. Sì, forse, però devo dire che per l'Ascoli è una partita non semplice. Comunque domani è uno spareggio, perché effettivamente c'è ancora tempo dopo, però... Certo. Però domani, insomma, almeno per evitare la retrocessione diretta, è un bel viatico, quindi dai, speriamo bene, speriamo ci sia qualche gol, dopo chi li segna saranno i più bravi. Ti aspettiamo a Pescara per ritrovarci. Grazie, è stato un piacere e un saluto a tutti. Ciao Massimo. Ciao. Grazie, diamo la linea alla regia, pubblicità, tra poco torno nel mio studio. Mattia. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat
Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Eccoci in studio, ore 21.37, allora Andrea Costantini, novità dall'anticipo di B? Non me ne sono, 0-0 il parziale, una partita che resta molto equilibrata. Pisa, spalla a te. Allora, abbiamo salutato Massimo Silva, è rimasto con noi Daniele Barone. Daniele, oggi ti abbiamo seguito alle ore 18.15 nel tuo piano B, condotto insieme a Erika Calvani, era ospite Grassadonia, tra qualche istante riproponiamo qualche momento saliente. Perché la scelta di Grassadonia oggi? Ma intanto perché mi sembrava che per presentare il turno questo, che è cominciato stasera e che poi si svilupperà domani, la partita di Pescara fosse una delle più attraenti sotto tanti punti di vista. Secondo me la partita più stimolante è chiaramente quella tra Venezia e Lecce, così come la sfida tra Chievo e Frosinone, tra due squadre pronosticate molto in alto e che sono in crisi, mi sembra un'altra bella sfida. Ma Pescara-Ascoli, al di là dei miei motivi sentimentali ed emozionali, mi sembra tra queste del turno di Serie B una delle più interessanti. Va da sé, Enrico, lo avete già detto, lo stiamo dicendo, che questa è una partita che deciderà tanto. È vero che il Pescara e anche l'Ascoli devono fare anche la corsa inevitabilmente su chi sta davanti, perché se il Pescara e l'Ascoli dovessero vincere tutte le partite da qui fino alla fine del campionato, ma il Cosenza, ad esempio, non dovesse mollare neanche di un centimetro, il Pescara e l'Ascoli sarebbero comunque retrocessi. Però la distanza è colmabile, calendario alla mano, e il Pescara, anche ascoltando le parole di Grassadonia, che avevo sentito ieri per invitarlo in trasmissione, quindi sentito privatamente, sentito oggi pubblicamente, mi è sembrato davvero un Grassadonia molto convinto, al di là delle frasi molto carico, sostanza. Sì. Sì, no, mi è sembrato nella sua serenità però molto convinto. Ieri sera mi ha detto, Daniele, noi ci salviamo, io ne sono convinto, la squadra sta lavorando bene, mi segue, stiamo migliorando. Infatti oggi ho rimarcato come nelle 5 partite di Grassadonia il Pescara abbia subito soltanto 2 gol. Questa mi sembra già una grande novità, una grande notizia rispetto al Pescara che continuava a prendere in media quasi 2 gol a partita in precedenza. Però mi è sembrato molto, molto fiducioso. Almeno credo che abbia dato ai pescaresi che oggi ci hanno ascoltato e a quelli che seguono quotidianamente le vicende della squadra insomma, un pizzico di fiducia in più. Ti dico, ti aggiungo che poi quasi fosse un gioco, ho lanciato sulla mia pagina Instagram oggi un sondaggio, cioè alla luce delle dichiarazioni di Grassadonia ho fatto una storia, quelli giovani, Enrico, molto più giovani sì, di noi fanno le storie, e ho lanciato il tema, appunto il sondaggio: ci credete anche voi alla salvezza del Pescara come Grassadonia? E in questo momento sono arrivati, ti dico la verità, tante risposte. In questo momento, guarda, te lo aggiorno in tempo reale, aspetta. Adesso inviterò in questo anche momento il
il 70% dice sì, ci crediamo, contro il 30% dei pessimisti. Quindi mi sembra un buon numero, cioè perlomeno rispetto a qualche settimana fa, quando io compreso non si infatti, era infatti noi ci siamo sentiti visti, l'ultima insomma, volta il 18 gennaio in collegamento, le cose non andavano molto bene, nonostante il 4 gennaio il Pescara avesse vinto a Reggio Emilia, però era iniziata la parabola discendente. A distanza di due mesi c'è più ottimismo. Direi, Daniele, di risentire qualche brano di questo tuo incontro, ma noi riproponiamo proprio il servizio originale di Sky, perché poi la conferenza stampa è passata anche tramite l'ufficio stampa di Mucciante per tutte le testate, ma noi vogliamo rivederti proprio in studio con Grassa Donia. Ecco quello che abbiamo registrato con il titolo anche interessante che hai studiato. Pescara-Ascoli è un derby sentito come tale dalle tifoserie, ma diventa una partita fondamentale per la salvezza. Terz'ultima contro penultima e Grassa sogna, giocando sul cognome dell'allenatore del Pescara. Non so se sia per lui un sogno portare alla salvezza la squadra biancazzurra, perché Gianluca, buonasera, ieri mi hai detto al telefono, quando ti ho invitato a Piano B, mi hai detto no, io ci credo e come alla salvezza, confermi? Sì, assolutamente sì, insomma è un percorso affascinante, la squadra è forte, ha qualità, ci crede, viva e serena e responsabile, e quindi abbiamo tutte le carte in regola per arrivare all'obiettivo. Senti, giusto un girone fa debuttava sulla banchina del Pescara Breda, il tuo predecessore, debuttava nella serata del derby di Ascoli vincendo, e quella sembrò una partita che potesse dare una svolta alla stagione già molto complicata del Pescara, svolta che poi non c'è stata sulla media lunga distanza. Ti chiedo se hai capito come mai questa squadra ha avuto e sta continuando ad avere tante difficoltà, e se invece la partita di domani sera può, dal tuo punto di vista, rappresentare un'altra svolta, ma quella definitiva, perché poi mancheranno poche partite alla fine della stagione. A Daniele, del passato chiaramente non posso parlare, perché non avendolo vissuto non mi permetto di entrare in dinamiche che non mi appartengono. Io posso solamente parlare da 5 partite fatte con la squadra, dove la squadra è migliorata potenzialmente tanto, ha ancora grandi margini di miglioramento. Sappiamo che affrontiamo domani una squadra forte, di qualità, dalla tempra dura, ma allo stesso tempo dico che la rispettiamo fortemente, ma anche noi abbiamo tanta qualità, e soprattutto sappiamo che è una partita non fondamentale ma veramente importante. Quindi i ragazzi si stanno preparando bene, siamo in ritiro già da ieri sera, e domani ci aspetta insomma una partita molto affascinante. La Serie B è un campionato lunghissimo, dalle tante sorprese, così come in coda anche in testa, ci sono tante squadre divise da pochi punti, ma basta un fiotto di vittoria per ritornare o essere protagonisti, quindi questo lo sappiamo bene. Ripeto, la squadra ci crede fortemente, viva. Ho il piacere di guidare un gruppo di ragazzi molto motivati e molto responsabili, abbiamo l'esperienza giusta, la gioventù giusta, sta solamente a noi cercare di scrivere una pagina importante. Allora, Daniele, intanto complimenti per il servizio. Adesso Andrea Costantini ti aggiorna su questo sondaggio che hai lanciato in giornata. Vediamo se la regia ce lo può far vedere. Allora, intanto ti aggiorno su Pisa Spal, perché ha appena segnato il Pisa. Ah. E questa è la storia di cui parlava Daniele Barone, no? Sul suo profilo, la Instagram Stories. Voi credete che il Pescara si possa salvare? Poco fa ho messo anche io un sì, e siamo al 71% sì, 29% no, per quello che può servire anche il voto del sottoscritto. Siamo a questi dati in questo momento. Allora, quindi Enrico, vedi, cioè, comunque Grassa Donia qualcosa ha mosso a livello di pensiero popolare, cioè questa era una piazza, come ricordavi tu prima, era una piazza con il morale non a terra, anche peggio,
alla fine del ciclo Breda, io non credo ci fosse un pescarese disposto a scommettere un euro sulla salvezza del Pescara. Il fatto che adesso, seppur con questo campione piccolo e ridotto di una storia mia sul profilo Instagram, però la maggior parte, la stragrande maggioranza dei tifosi siano tornati a sperare, vuol dire che Grassadonia un piccolo risultato lo ha già ottenuto. Ecco, chiediamo agli altri amici, quando Grassadonia sostiene siamo molto forti, lo dice perché ci crede veramente, perché lui lo sottolinea ogni giorno. Io ho giocatori davvero quotati, mi seguono alla lettera, lui non guarda in faccia a nessuno, però quando sostiene ho un organico molto forte, che significa? Va anche in controtendenza a quello che abbiamo detto noi nel corso della stagione. Vorrei ripartire da Francesco. Beh sì, se Grassadonia dice questo, alzo le mani. Io ero convinto che era più che una squadra forte, un organico assemblato male, da lì veniva il mio pessimismo. Oggi l'ottimismo viene dall'ottimismo di Grassadonia, da come la squadra si è svegliata in queste cinque partite. Certo, cinque partite sono un segmento piccolissimo riferito a un'intera stagione, però intanto, almeno come ricordava e sottolineava Daniele, che saluto, la squadra almeno per il momento, per queste cinque partite, piccolo o lungo il segmento, ha subito solo due gol. È vero che ne ha fatti solo due, ma prima era una squadra che prendeva gol e non segnava. Adesso almeno ha trovato una sua quadratura, e alla luce di questo rush finale credo che sia un aspetto importantissimo anche il modo di come questa squadra sta scendendo in campo. E se è vero che una rondine non fa primavera, però questo poi è un vecchio proverbio, io non lo so se è vero. Certamente quando c'è una rondine non c'è più l'inverno, anche se non c'è ancora la primavera in arrivo, cioè il secondo tempo. Stai facendo il Marzullo stasera. Pordenone, cioè, questo momento come devo dire, apre spiragli incoraggianti, soprattutto per la partita di domani, che secondo me non è decisiva al 100%, ma è una partita dalla quale il Pescara deve in un modo o un altro prendere i tre punti. Totò, anche Grassadonia ha detto che la partita con l'Ascoli non è decisiva, lo fa per attenuare un po' la pressione? Ma sicuramente, così come la sua, questo ripetere sempre la squadra è forte, è una strategia psicologica, insomma, per dire, nei suoi panni farei la stessa cosa, vuol dire, se devi giocare, questa era per lui, anche per lui era una grandissima scommessa. Si ritrova, come sappiamo tutti, un organico extra large, in cui non è facile da gestire, e lui lo sta facendo, a mio avviso, nel migliore dei modi, anche con un pizzico di psicologia sana. Psicologia. Non sembra avere problemi con questa rosa così ampia. No, anzi, non ce l'ha, perché appunto questa è la sua forza. Cioè, ha messo fuori, che devo dire, ha ripescato Valdifiori, l'ultima, dopo averlo tenuto fuori per 4 settimane. Sicuramente rimetterà dentro Memushai, nel senso sta cercando, sta gestendo, però decidendo veramente, nel senso il gruppo rimane compatto, anche non è solo per i risultati, perché chiaramente non è che ha fatto risultati straordinari, si sta tenendo sulla barca, per non farla affondare. La squadra si è ripresa e dà l'impressione di essere una squadra, quindi insomma solo lavoro sotto questo aspetto l'ha espresso. Poi sul fatto, sul piano tattico, come inserire eccetera, credo che ci stia ancora lavorando, come ha dimostrato già nell'ultima partita, certo. Insomma, dopo aver puntato un certo tipo di assetto, soprattutto difensivo. Ecco, prima di Enrico, posso aggiungere, sì. Enrico, posso aggiungere una cosa? Sì. Secondo me, al di là del valore strettamente numerico, cioè vittoria uguale 3 punti, una partita in meno da giocare sul calendario, secondo me la partita di domani diventa decisiva. Chiaramente l'aspetto numerico è molto molto importante, ma diventa decisiva per capire lui, Grassadonia, la squadra insieme a lui e noi che la guardiamo la squadra, se questo veramente è un Pescara che sta guarendo e che poi può avere gli attributi e la consapevolezza per andare a giocarsi la salvezza. Bene. O direttamente attraverso
il play-out. Cioè domani questa partita diventa una sorta prova generale sul fatto che Grassadonia stia riuscendo a guarire il Pescara. Grassadonia, tu hai chiesto, facendo riferimento ad un libro scritto da un collega di Cosenza. Che la salvezza era proprio una luce in fondo ad un tunnel, poi questa luce si è accesa e Grassadonia ha sostenuto: vogliamo fare qualcosa di importante. Ci sono delle analogie tra la salvezza del Cosenza dello scorso anno e la probabile, come tutti ci auguriamo, rincorsa del Pescara? Guarda, quel Cosenza secondo me era messo anche peggio rispetto al Pescara di oggi. Il Pescara di oggi ha, adesso non ho esattamente la comparazione di classifiche, però credo che abbia qualche punto in più rispetto al Cosenza che quando si interrompe il campionato con il lockdown era veramente in fondo alla classifica. Il Cosenza dalla riapertura del campionato in poi, cioè da giugno in poi, ha fatto qualcosa veramente di straordinario, perché straordinaria è stata la rimonta. Il Cosenza era in un abisso, era in un fosso, era in un pieno di guai. Questo Pescara è a 4 punti dallo stesso Cosenza e quindi secondo me ci sarebbe anche meno lavoro da fare rispetto a quella squadra. Quella era una squadra disperata che tutti davamo già retrocessa e che invece è riuscita a fare qualcosa di incredibile. Questa salvezza del Pescara, semmai dovesse essere, sarebbe una grande impresa, secondo me non miracolosa come quella del Cosenza di un anno fa. Abbiamo ancora qualche minuto, si andrà avanti con il 4-3-3? Riparto da Riccardo Clinco. Ma spero di sì, perché il 4-3-3 sicuramente, è lo schema di gioco che ha sempre adottato Grassadonia, poi è arrivato qua col 3-5-2, l'ha riproposto secondo me per non squilibrare tanto la squadra, per poi portarla a quello che è il suo gioco, il 4-3-3. Abbiamo visto che con questo modulo siamo sicuramente molto più offensivi, abbiamo trovato in difesa, con la difesa 2, Gut, che devo dire che è un ragazzo che mi ha veramente sbalordito dalla crescita che ha avuto da quando gioca. E sicuramente il 4-3-3 è uno schema che ci fa giocare molto più in attacco, molto più offensivo. Però ti volevo rispondere anch'io alla domanda che tu hai fatto, se siamo una squadra, come ha detto Grassadonia, forte. Secondo me non siamo così forti, perché ci manca in attacco l'attaccante che fa gol. Questo è un po' sulla linea orizzontale, abbiamo forte il centrale, siamo bene se centrocampo, però purtroppo ancora oggi... Scusami, lui ti dice: io ho Galano, ho Seter, ho Degard, ho Giannetti, quindi voglio sfruttare le caratteristiche. È vero che finora non hanno fatto gol, ma sono dei potenziali uomini. Enrico, nel gioco del calcio l'attaccante ha un compito solo, uno solo, quello di fare gol. Quindi se non fa gol, purtroppo non fa quello che deve fare, perché non è che fa il difensore o il centrocampista, l'attaccante deve fare gol. Ci sono attaccanti giocare, che toccano una palla a partita, sì, ma fanno gol. Purtroppo noi, né Galano quest'anno, per tantissimi motivi, Seter l'abbiamo visto in pochissime occasioni, in una partita Seter ci ha fatto sognare, ha fatto solo quella, un po' per infortuni. Odgar, bel lottatore, bel giocatore, però non è la Padula e non è Mancuso. In attacco, onestamente, ci manca colui il che bomber, butta la palla, certo, dentro. Certo. Allora, io prima di salutare Daniele Barone, intanto non l'ho fatto all'inizio, lo faccio ora con ritardo e ne chiedo scusa. Tutti quanti vogliamo fare le condoglianze al vicepresidente del Pescara, Gabriele Bankowski, che ha perso la moglie qualche giorno fa. Ovviamente le condoglianze da parte di tutto lo staff di TV6, oltre alle condoglianze che sono giunte da tutto il mondo sportivo abruzzese e nazionale, quindi un abbraccio a Gabriele Bankowski. Poi nei giorni scorsi è venuto a mancare anche un allenatore che ha fatto la storia di un altro sport, la pallanuoto pescarese, come Ivo Trumbic, era l'allenatore di quel Settebello di Estiarte, e vorrei che un ricordo giunga proprio da Daniele Barone, esperto in pallanuoto, quel tecnico che aveva
uno sguardo forse duro, ma che poi fondamentalmente era un pezzo di pane, e ha segnato la storia della pallanuoto nazionale ed internazionale. Assolutamente, e tu quella squadra, Enrico, chiaramente te la ricordi benissimo, anche meglio di me, per averla seguita in tutti i suoi trionfi europei. Ivo Trumbic, insomma, intanto mi ricordo di questa sua mole, di questa sua stazza, era alto, grosso, con questa voce con la quale riusciva a farsi sentire veramente da chiunque, anche a distanza di decine di metri, con questo italiano abbastanza improvvisato ma molto efficace, come hanno ricordato tutti i suoi ex giocatori di quegli anni, da Franco Di Fulvio, Amedeo Pomilio e tutti gli altri, perché diceva cose che potevano sembrare sia a livello lessicale ma anche a livello di comprensione, magari di... Guarda la nostra regia come è pronta a mandarci subito. Ah, che bello. Che ricordi anche qui oggi, tra Massimo Silva e questa pallanuoto, insomma, mi stai facendo parecchio emozionare. È stato un grande perché ha portato a Pescara la mentalità pallanuotistica che forse prima non c'era mai stata, e grazie a quella ha saputo portare questi ragazzi a vincere tutto in Italia e in Europa. È stato veramente il personaggio che ha fatto la storia della pallanuoto. Poi è chiaro, aveva degli assi in piscina, in acqua, aveva dei grandi campioni o anche dei buoni giocatori che lui ha saputo trasformare in giocatori assai più buoni. E poi aveva soprattutto un asso in società che corrisponde al nome di Gabriele Pomilio. Assolutamente. Beh, insomma, fu lui a portarlo. Guarda come assomiglia a Amedeo, a Gabriele, tra l'altro, in questa foto. Gli assomiglia sempre di più. Daniele, grazie per questo ricordo. Allora, grazie a te. Il mio collaboratore della redazione, Tatillo, mi ha detto che il Cosenza si è salvato grazie a 6 vittorie consecutive ed un pareggio. Sarebbe davvero un'impresa ripercorrere questo iter di risultati. Basta, e si salvò tanto... Enrico, con i gol di Asensio l'anno scorso. Sì, ma risultati impressionanti. Assolutamente, soprattutto perché quando il Cosenza scelse Occhiuzzi sembrava, sai, la classica soluzione interna, quasi una sorta di traghettatore, vabbè, ci affidiamo al tecnico della primavera che ci porterà magari in Serie C nella maniera meno dolorosa possibile. Invece Occhiuzzi ha fatto il miracolo. Prima di lasciarci, ci dai l'aggiornamento su quel sondaggio, se possiamo controllarlo? Certo. A volo, tu Andrea, come stiamo messi? No, per capire se la fiducia... Qui può controllare ora solo Daniele, io posso farlo dopo il voto. Vabbè. Daniele invece, accedendo alla sua pagina, ha il tempo reale. Intanto sto votando. 73% di ottimisti contro il 27. Aumenta la fiducia, bene. Ho votato anch'io. Daniele, ci sentiremo credo a fine campionato, ovviamente, sperando, quando vuoi, Enrico, sperando di avere buone notizie. Grazie. Grazie a voi, ciao ragazzi. Il tempo, Daniele. Tempo buono a Milano, sì. Oggi una giornata bellissima, primavera piena. Molto vento, eh. Grazie. No, ieri vento, oggi non c'era vento, si stava veramente bene. Grazie Daniele, grazie ancora per il contributo che ci hai dato. Andiamo in pubblicità e poi ripartiremo con i nostri ospiti a tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigio, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Insurance Sport,
Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:05 minuti, rientriamo in diretta. Andrea, ci sono novità dall'anticipo? Siamo all'intervallo, dopo 3 minuti di recupero, Pisa e Spal sono sull'1-0 per il Pisa. Ricordiamo il gol di Marsura, il secondo tempo non è ancora iniziato. A te. Ecco, velocemente Andrea, l'arbitro di domani, qualche anticipazione sì. Di formazione, anche se ovviamente non si è sbottonato, grazie a Donio. Il direttore di gara è Marco Di Bello della sezione di Brindisi, un arbitro da 118 presenze in Serie A. Pescara sempre battuto con Di Bello in campo, due precedenti in Serie A, l'ultimo un Pescara-Juventus dell'aprile 2017, un precedente anche in B, Palermo-Pescara 1-0, era la stagione 13-14. Ascoli invece che ha una vittoria, un pareggio e due sconfitte, ma l'ultimo precedente risale a 8 anni fa. Circa la formazione, che dire? Intanto tra i convocati che non sono ancora usciti, però si dovrebbe rivedere Balzano, che oggi ha svolto comunque la seduta di rifinitura. Non ci sarà Tabanelli, non ci sarà Bocchetti nella lista dei convocati. Si va verso la conferma del 4-3-3, difficile decifrare la formazione. Riteniamo che Galano e Maestro saranno comunque ancora titolari. In avanti ci dovrebbe essere Odgaard, ma occhio a Giannetti, a Seter. Giannetti potrebbe avere qualche chance rispetto a Odgaard. In difesa, beh, lì c'è un grosso dubbio, se confermare la linea che si è ben comportata, la linea di difesa vista a Lignano, oppure se con il rientro di Drudi ci sarà spazio per Drudi e magari sarà spostato Gut come terzino destro, oppure insomma se sarà Gut il sacrificato e terzino destro Belanova. Insomma, tante le cose da valutare. Allora, scusami Enrico, a centrocampo sì. Dovrebbe rientrare Busellato in regia al posto di Valdifiori.
Allora, è collegato con noi un altro collega, Remo Croci di Mediaset. Buonasera Remo, ben rivisto. Buonasera Enrico, buonasera. Un saluto dai tuoi amici Toto Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco. Remo, so che tu buonasera, sei buonasera Remo. Stanco perché stai seguendo l'American Cup con queste ultime gare. Stanotte appuntamento a che ora? Alle 4? Beh, 4 meno 10, fino all'ultimo all'ultimo sospiro. Stanotte è andata male, malissimo. Anche se la partenza erano state veramente buone, poi è successo qualcosa. Allora, vabbè, abbiamo un audio perfetto per Remo, però lui forse riuscirà a correggere. Allora, intanto copriamo queste immagini. Bene, Remo Croci, sì. Giornalista che ovviamente sa tutto di calcio, lo seguiamo ovviamente per i servizi di cronaca su Mediaset, ora si sta occupando del delitto di Ilenia Fabbri, però noi siamo amici da 30 anni e vorrei subito sapere, glielo ho anche scritto, un San Benedettese che ci anticipa Pescara Ascoli. È tutto dire, perché Remo, tu Ascoli c'hai anche lavorato, prima abbiamo avuto Massimo Silva in collegamento che ha giocato anche con la San Benedettese, segui la Serie B, queste due squadre che sono arrivate ovviamente un po' con l'acqua alla gola 10 giornate al termine del campionato, chi vedi un attimo più avvantaggiato per raggiungere questo traguardo della salvezza? Allora, guarda, da San Benedettese è chiaro che a me piange il cuore vedere la mia San Benedettese che è in Lega Pro, perché appunto avrei avuto piacere vederla invece in Serie B, sono tantissimi anni che purtroppo manchiamo da questo campionato. Certo, questa partita fra Pescara e Ascoli sono due squadre che sinceramente, insomma, dopo l'ultima stagione pensavo potessero far meglio, meglio nel senso ad essere un po' così organizzate meglio, impostate meglio e quindi poter disputare un altro tipo di campionato. Lottare per la salvezza, si dice sempre che bisogna avere la squadra attrezzata, la mentalità, l'organico. Cioè, io comprendo poco questo concetto di filosofia, perché credo che nessuna squadra venga allestita poi con quei giocatori che sanno lottare per salvarsi. Una squadra secondo me deve essere allestita per giocare un buon campionato, poi certo le vicissitudini dello stesso ti portano magari a lottare per la zona bassa, ma oggi vedo che questo calcio, rispetto un po' a quando la mia San Benedettese frequentava i campionati di Serie B, è un po' cambiato, direi, perché per l'assurdo, ma anche ovviamente partendo dalla Serie A, prima sentivo un po' parlare Totò dell'Inter, di Conte, di tutto insomma questo momento che sta attraversando la questo capolista. Questo durante la pubblicità, chiariamolo. Beh, dico che è cambiato, perché se scegliamo ormai i portieri nel ruolo dei centrocampisti, è chiaro che qualcosa non funziona. Cioè, a me viene da sorridere, ma mi fa un po' anche alterare quando vedo che oggi questa tattica, la strategia tattica di dover iniziare l'azione dal basso, dal portiere. Il portiere è diventato a tutti gli effetti un centrocampista, perché se non ha i piedi buoni, un portiere oggi è vero che deve essere più completo, non è il vecchio portiere soltanto che deve stare lì fra i pali. Diremo, però tu sei avvantaggiato perché prendi direzione. Credo che ci sia questa esasperazione. Detto questa la parentesi, dico insomma che Ascoli e Pescara certo hanno un rush finale di queste 10 partite, che sono 10 finali ovviamente, quindi è una bella lotta. Ecco Remo, non so se mi senti, dicevo tu sei avvantaggiato sotto questo aspetto perché prendi lezione da tuo figlio Saverio, che è preparatore dei portieri. A proposito, gli facciamo gli auguri di pronta guarigione per la vicenda che lo ha colpito, quindi un abbraccio anche a tuo figlio, e lui ti dice proprio che per il portiere è cambiato un po' tutto. Sì, lui sostiene che ovviamente il ruolo del portiere è cambiato negli anni e che oggi ha un tipo di preparazione, però lui che adesso affianca come assistente l'allenatore dei portieri, mi scuso non ricordo proprio il nome, ma è pescarese, è con al Notaresco insieme insomma a questo team, mi spiega che ecco ad esempio lì
non si può giocare con quel tipo di tattica, perché non tutti i portieri in queste categorie, soprattutto nei dilettanti, possono avere questo tipo di qualità. Poi certo il ruolo del portiere è cambiato molto molto, però secondo me siamo arrivati un po' a una esasperazione tattica, questo è un mio personale parere, non so. Senti, tu hai amici sia a Pescara sia ad Ascoli, perché ovviamente riesci a mantenere buoni rapporti con tutti. Chi senti più ottimista a questo discorso salvezza? No, scusa, c'è stata la tosse di Totò che ha coperto la tua. Hai capito, hai capito, Remo. No, non sto scherzando, veramente. Ho un po' basso. Dicevo, amici, sia a Pescara sia ad Ascoli. Quindi chi senti più ottimista per questo traguardo della salvezza? Ma io spero che la San Benedettese arrivi a tagliare il traguardo della salvezza, perché in questo momento, dopo comunque la vittoria nel derby di Pesaro, insomma, siamo un po' preoccupati, perché da quello che leggo, insomma, da quello che ho visto proprio dai social di Maxi Lopez, che ha annunciato un po' una situazione così ballerina. Però dai, no, io insomma, come hai detto tu, ho amici da ambo le sponde, insomma, voglio tornare sia a Pescara che ad Ascoli, insomma, ci tengo. Io spero, insomma, che alla fine di questa stagione sarà dura poter vedere entrambe magari salve, è un augurio che faccio da sportivo. Poi è chiaro, se mi chiedi un po' così nel dettaglio, ho le stesse amicizie, vedo Totò, come potrei dire a Totò, no, prossimo anno ci incontriamo a Riviera, magari ci incontriamo a San Benedetto e a Pescara dall'amico Maurizio, insomma, per farci una bella cena. Però ecco, è una posizione sempre difficile, perché poi ovviamente io non sono un diplomatico, e questo lo sapete, insomma, il mio passato, ma anche il mio presente, sono uno che parla molto liberamente. Certo, il Pescara per un verso, insomma, mi è un po' più nel cuore, perché lì ho anche vissuto 4 anni queste amicizie. Ad Ascoli c'è questa rivalità sportiva, per oggi per esempio ho incontrato il sindaco Marco Fioravanti, insomma, e ecco, quello sfottò sano che resiste, almeno per questa nostra generazione, ha un valore superiore. Poi dopo, se dobbiamo invece parlare di quello che il calcio ha portato con sé in tutto quello che purtroppo è stato di negativo, allora è meglio lasciar perdere. Enrico, Francesco, scusami, so che tu vuoi chiedere tante cose a Remo Croci, però poi solo per dire, sì, vedi che fa la saggezza e gli anni portano, oltre ai capelli grigi, rivedo Remo dopo tanto tempo e lo abbraccio di cuore, ma porta anche, vedi, oltre ai capelli grigi la saggezza. Tu pensa, ha parlato per 2-3 minuti, con te non è successo questo? Esatto. Perché io i capelli non ce li ho, e quindi come fai? Sono i capelli grigi che penetrano e ti portano la saggezza. Io, non avendo i capelli grigi, non posso avere la saggezza di Remo Croci. O tutto o niente, quindi. No. Allora è un piacere intanto aver rivisto anche per me dopo tanto tempo Francesco, ma ed è un vero momento, insomma, di rincontrare degli amici. Magari avessi questa saggezza che tu mi assegni, non ce l'ho. In un momento proprio così, ti devo dire, insomma, Pescara in me ispira molto di più, è chiaro, dai, insomma, è così. Però oggi penso che per questo nostro territorio, inteso fra Marche e Abruzzo, sarebbe importante salvaguardare queste presenze, proprio per avere ancora una volta, insomma, un piccolo peso, perché altrimenti, ecco, dovremo tornare a consultare i libri, gli almanacchi, per vedere quello che è stato un po' il calcio. E allora questa cosa mi fa un po' tristezza, sinceramente. Allora Remo, attendi solo 2 minuti, perché adesso mandiamo in onda l'intervista con Sottil, realizzata nel pomeriggio da una collega di Ascoli, e poi torniamo in diretta. Andiamo a sentire Sottil. Mister, siamo alla vigilia della sfida con il Pescara, la squadra partirà a breve per la città adriatica. Come avete vissuto questi 2 giorni di preparazione, e se per lei è una partita particolare, visto che tornerà per la prima volta all'Adriatico da ex? Ma i 2 giorni di preparazione alla partita sono stati buoni. Ieri, vabbè, abbiamo svolto una seduta differenziata, ci siamo un po' confrontati e analizzato un pochettino quelle che sono
quella che è stata la partita che abbiamo fatto. E oggi è stato un'ottima seduta di allenamento dove ho visto concentrazione, serenità, impegno come sempre, soprattutto grande voglia di affrontare questa partita importante, questa finale, perché è una finale, ce ne abbiamo 10, questa è una partita, una finale, una partita importantissima. E per quanto riguarda me, l'anno scorso è stata un'esperienza molto, molto dura, molto difficile, dove alla fine siamo riusciti a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie B. E è stata un'altra esperienza professionale che mi ha dato tanto, quindi però oggi sono allenatore dell'Ascoli, ho di fronte l'obiettivo e farò di tutto, come sempre faccio quando vado a lavorare in una squadra, come sto facendo quando sono arrivato qui, insieme ai miei collaboratori, insieme ai miei ragazzi, il massimo di me stesso per centrare l'obiettivo. Il Patron ha definito questa partita come la finale delle finali. In realtà si tratta del primo di 4 incontri in 20 giorni, si tratterà di 4 scontri diretti, perché dopo il Pescara ci saranno la Cremonese, il Cosenza e il Vicenza. Ma io ho sempre parlato che avevamo 12 finali, adesso ne abbiamo giocate 2, ne abbiamo 10, chiaro che Pescara è una partita, la partita delle partite, è una partita importantissima, una finale importante di queste 10, perché è uno scontro diretto, come ne abbiamo già giocati tanti, quello di Chiavari anche. Quindi siamo pronti, consapevoli di quello che sono le nostre forze, soprattutto di quello che è l'avversario con le loro caratteristiche, ma noi dobbiamo assolutamente dare continuità di risultato, scendere in campo più distesi, un po' più sereni, ma con quella cattiveria, sempre con quell'umiltà che ci ha sempre contraddistinto da quando sono arrivato. Quelli sono assolutamente ingredienti che la mia squadra deve avere sempre comunque. In più, saper giocare a calcio, che comunque l'abbiamo dimostrato, che comunque con tante volte, in tante partite, abbiamo giocato anche un buon calcio. Allora, questo era il grande ex della partita, Andrea Sottili. Intanto gli altri amici possono condividere delle riflessioni insieme a Remo Croce, al quale chiedo, ecco, Ascoli e Pescara, 3 allenatori ciascuna per salvare il patrimonio della Serie B. Tu all'inizio dicevi, proprio per la tua San Benedettese, la C è un altro mondo, quindi difficile tornare nel campionato di Serie B, e questo deve essere anche da monito a tutti coloro, anche qui a Pescara, che molte volte denigrano squadra, si tirano la retrocessione per poi ripartire senza capire a cosa si va incontro, perché sono due mondi completamente diversi, no? Non sento Remo, forse l'audio. Io non sento Remo, non so se esce fuori, se mi dà Maurizio un segnale, altrimenti passiamo agli altri amici. Non c'è più l'audio con Remo Croci. Allora, mi senti? Adesso sì. Eccolo. Ecco. No, dicevo che quando ovviamente tu hai, come Pescara e Ascoli, che giocano ormai da tanti anni nella Serie B, e sembra quasi tutto quanto scontato, tutto Bravo. Quanto semplice, tutto quanto dovuto. Poi invece vi dico che quando manchi da quel campionato, che è il campionato di Serie B, è durissima per chi ha fatto interregionale, per chi ha fatto poi i campionati un po' anche più bassi, insomma anche la Serie C è un traguardo importante. Quest'anno insomma c'erano queste premesse qui a San Benedetto di poter puntare insomma quantomeno a lottare per cercare di arrivare lì, ma momento insomma non è andata bene, anche se diciamo ci sono ancora delle partite, però la situazione societaria, da quello che dice Maxi Lopez, è abbastanza combattuta. Quindi io proprio a questi ambienti dico che va salvaguardata questa Serie B. Poi certo sono anche del parere che forse dopo
dopo tanti anni, dopo tanti ultimi campionati di salvezza, sempre la salvezza, la salvezza, certo che il tifoso vorrebbe vedere molto di più. E poi sono, insomma, Pescara soprattutto è ambiente che sa di calcio, che ha visto grande calcio e che ha le potenzialità ovviamente per farlo ancora. Allora partiamo da Totò De Leonardis. Totò, Remo intanto lo ritrovi bello giovane, pimpante come sempre, eh? È sempre lui, grandissimo. No, parlava prima dei portieri, mi ha fatto pensare a Zenga e Tacconi, che era abituato a altri portieri lui a San Benedetto, piuttosto che questi che fanno finta di fare i centrocampisti, assieme a Terzini che fanno i trequartisti, l'altro calcio. No, ecco, quando riguarda poi... Certo, San Benedetto è particolare anche per me, voglio dire. Io prima del nostro fantastico tridente Pagano, Rebonato, Berlingheri, qualche anno prima io ero un fan di Ripa, Chimenti, Basilico, che era il tridente di quella San Benedettese che faceva calcio spettacolo. Sarebbe bello, ecco, rivedere un altro tipo di calcio. Ci stiamo, quello il grosso rammarico, almeno per noi, non è che stiamo dicendo qualcosa di eretico, voglio dire, il calcio di oggi è tutta un'altra cosa, ragazzi, veramente. Quindi quando è una pena sta a raccontare quanti tiri in porta fa, se ne fa uno o due, e questa è una cosa che non si sopporta. È chiaro che cioè, da dire, non è che sono d'accordo con Remo, non è che uno parte dicendo no, quest'anno mi salvo. Spesso sono appunto delle gestioni sbagliate che ti portano poi a fare un campionato diverso magari da quello che pensavi, perché all'inizio Credo che tutti vogliano vincere. Allora, Andrea Costantino, una domanda per Remo Croci, siamo negli ultimi minuti. Andrea. Sì, una curiosità per lui che comunque conosce bene insomma, il mondo della scuola di calcio, oppure insomma, non vivendo lì direttamente, però sicuramente ha i contatti. Come mai ad Ascoli ci sono stati 3 cambi di proprietà nel giro di 10 anni? Benigni, poi Bellini, ora siamo all'era Pulcinelli. E che proprietario è Pulcinelli, che si è presentato come molto ambizioso, ma poi i risultati sono stati ampiamente al di sotto delle attese? E guarda, io posso dirti da quello che mi dicono i miei amici che vivono lì e che vivono la realtà, perché come tutte le situazioni non è facile, ma non è nemmeno, credo, sia molto professionale parlare di situazioni in casa d'altri, perché ognuno poi sa cosa succede all'interno dei propri club. I cambi di società ormai avvengono veramente in una maniera veramente frenetica, in maniera esponenziale in tutte le città per le squadre di calcio, perché oggi sostenere un club non è più cosa semplice, e allora è necessario, laddove poi tu facevi riferimento proprio all'Ascoli con una conduzione Benigni che voleva un po' essere una continuazione di quello che fu il grande Costantino Rozzi, ma è chiaro che anche lì i tempi sono cambiati e sono tante poi le vicissitudini societarie per poter sostenere un club anche in Serie B. Quindi credo che sia tutto sommato proprio una quadratura del cerchio che non è solo per il Pescara, per l'Ascoli, quando si cambiano le società, o per altri club, no? Per le proprietà, è perché oggi veramente risulta molto difficile poter andare avanti. È chiaro che io ho anche una personale, diciamo, valutazione che posso dare, è che se questo calcio va a tingere sempre con calciatori che arrivano dall'estero, quindi il loro valore sono ancora meno di quelli che potrebbero essere i nostri ragazzi in Italia, dei vari settori, dei vari vivai, ovviamente questo amplifica ancora più le difficoltà. Purtroppo, ecco, il cambio di sistema, il cambio proprio di fare calcio deve essere ancora più radicale. Allora, come sempre, tutti quanti aspettiamo che si arrivi a toccare il fondo per poi poter risanare. Invece questo processo andava fatto anche molto, molto prima. Grazie a Remo Croci, ti aspettiamo al più presto a Pescara, in tempi migliori. Con piacere, grazie. Saluto a tutti. Ciao Remo, grazie. Un abbraccio. Ciao. Ringraziamo Remo Croci. Un minuto a testa per Riccardo Clinco, Francesco Di Francesco e Totò sulla partita di domani sera. Riccardo.
Molta grinta, è veramente una finale, bisogna dare tutto, senza limite. Vorrei vedere una squadra che dal primo al 95esimo combatte su ogni pallone, perché domani veramente è una partita, e secondo me credo che sia il crocevia di questa stagione, non ci sono alibi, domani bisogna dare tutto. Francesco? Beh, in parte già ho detto, è un confronto diretto, vincendo sorpassi l'Ascoli, nella peggiore delle ipotesi mantiene le distanze dal Cosenza che gioca in casa un'altra partita delicata, e quindi credo che ci sia solo la vittoria da centrare, possibilmente non commettendo fesserie come abbiamo visto per tanti mesi, ma in queste 5 partite Grassadogna ha già dato un'impronta alla squadra, perché le partite si possono vincere anche al 95esimo, magari su una fortunata per il Pescara autorete. Totò, ecco, ti faccio una domanda. Finora Grassadonia nel primo tempo ha un po' studiato l'avversario per poi tentare il tutto per tutto nei secondi 45 minuti. Sarà così anche domani, secondo te, oppure azzarderà un po' dall'inizio? No, io credo che insomma questo abbia fatto esperienza, voglio dire, ti faccio l'esempio nei primi tempi, spesso la ripresa ha corretto un po' la squadra, chiaramente anche nell'ultimo, insomma, tra il primo tempo e il secondo c'era un abisso, sono stati importanti. Io credo che lui, insomma, in questo processo di crescita lo possa mettere in pratica già contro domani, contro l'Ascoli. È una partita, certo, la partita in cui conta il risultato, però per arrivare al risultato credo che sia molto più normale che ci provi a giocartela con un chiave, soprattutto in chiave offensiva, certo, con tanta attenzione, però io questo mi aspetto. C'è una squadra molto aggressiva, capace anche di mettere tanta qualità contro una squadra tosta, che secondo me ha soprattutto un giocatore molto pericoloso che è Bajč, questo attaccante che ha fatto 7 gol, molto, per il resto insomma è una partita che Pescara credo che, crescendo come ha fatto finora, continuando a crescere, questa partita la possa fare sua, giocando proprio al massimo delle sue possibilità. Peccato che si giochi alle ore 21 in concomitanza di Real Madrid-Atalanta, quando tutte le altre gare sono in programma alle ore 19. E allora vediamo il quadro completo, Andrea. Sì, ecco qui la situazione, intanto con l'aggiornamento Pisa-Spal si sta giocando, siamo intorno al 21esimo della ripresa, Pisa sempre avanti 1-0 grazie al gol di Marsura alla fine del primo tempo. Poi le altre partite, domani si parte alle 16 con Virtus Entella Cremonese, poi alle 17 Cosenza-Vicenza, gara importantissima perché il Cosenza è un po' il target del Pescara in questo periodo, il Vicenza sarà il prossimo avversario, sabato alle ore 14 allo Stadio Menti, poi alle ore 19 Brescia-Regina, Chievo-Frosinone, Città della Salernitana, Empoli Pordenone e Monza Reggiana e Venezia Lecce, alle ore 21 il posticipo di orario Pescara Ascoli. A te. Per questi 90 minuti vissuti insieme ringrazio Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, dopo aver ringraziato Massimo Silva, Daniele Barone e Remo Croce, grazie a te Andrea e Maurizio Daguin regia, appuntamento domani sera alle 20:30 con diretta stadio. Ovviamente noi ci rivedremo lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. Ciao ragazzi.